Le 08. Siamo no, le 15 almeno. Sì, il quarto dell'Accademia. Il quarto dell'Accademia. Quindi... Questo va a andare. Ci sono visti in cercavo sento più come sentiamo cercavo sento più come sentiamo come asfalta come asfalta la vita. Sì, ce l'ho fare. Sì, sì. E invece non lo so, ma sto diverso. Adesso io ho deciso che c'è il posto che ha anche con lei. Scondiamo, vogliamo il posto, scondiamo sul posto. Io mi dico bravo, probabilmente Grazie.
Non provo a parlare così. Come agli altri. Ora sì, lo aspettiamo. Buonasera a tutti, benvenuti a Caffè Scienza. Questa è una serata, diciamo, speciale di Caffè Scienza, dedicata alla, alle donne. Viene infatti fatta e promossa dalla Biblioteca delle Deputate in, in occasione della settimana, appunto, della festa delle donne dell'8 marzo. Già in tre o quattro anni, non vorrei sbagliare, che è la terza, appunto, organizziamo questi appuntamenti e quest'anno riproponiamo un argomento che in qualche modo abbiamo affrontato anche l'anno scorso, quindi riaffrontiamo l'argomento dell'informatica e delle donne in una maniera diversa. L'anno scorso abbiamo parlato di una figura storica Ada Byron Lovelace. Quest'anno parleremo di donne che si sono matematiche e informatiche in un'altra epoca storica. È una storia molto particolare e la presenteranno due colleghe, Linda Paglia dell'Università di Pisa e Silvia Benvenuti dell'Università di Ravenna. Io non dico altro perché poi lascio a loro, insomma, di scoprire il perché di queste donne del frigorifero, del refrigerator Slevis. Niente, lascerei la parola alle due relatrici. Buonasera a tutti, anch'io volevo salutare le benvenute, ringraziare che sono qua per la loro partecipazione. E volevo solo fare una piccola aggiunta a quello che ha detto Francesca, perché volevo sottolineare il fatto che quando noi abbiamo deciso di fare questa conferenza, i tempi non erano sospetti. Nel senso che abbiamo avuto questa opportunità, loro due sapevamo che facevano questa conferenza su questa storia che era particolare e interessante, e abbiamo deciso di inserirla nella programmazione. Giusto ieri è uscito un film che ha avuto un grosso vantaggio pubblicitario, che si chiama Il diritto di contare. Che hanno fatto uscire proprio l'8 marzo, perché anche questo film narra una storia di donne, narra una storia di donne programmatrici, narra una storia di donne nascoste, cioè che non sono state diciamo valutate per il lavoro che avevano fatto, e ricorda un po', penso, la storia che ci raccontano voi stasera, che è una storia che un po' di tempo prima. Quindi diciamo che siamo andati a toccare l'argomento abbastanza hot, caldo, perché nelle sale cinematografiche una storia molto simile uscita proprio in questi giorni, ma noi non lo sapevamo. E quindi già, ci ha fatto anche piacere scoprire in fondo questo argomento è diverso di discreto interesse e ha suscitato, anche se la storia non è la stessa, ma molto simile, interessa anche a livello più grosso, dove possiamo fare nel nostro piccolo. Quindi sono molto contenta di ringraziare ancora una volta le nostre oratrici per essere qui. Molto volentieri. Evidentemente, come dico sempre, devo essere abituata talmente a gesticolare che appena mi danno il microfono a mano non riesco più.
Quindi se funziona questo, secondo me è meglio. Questo sta spento, mi immagino. No, no, no. Allora, dunque, come diceva Gianna, anche questa storia effettivamente che andiamo a raccontare adesso ha abbastanza ingredienti in comune con quella del coraggio di contare, il diritto di contare, che forse non avete ancora visto perché per l'appunto è uscito ieri. Allora, gli ingredienti di questa storia sono molta matematica, un bel po' di programmazione, proto-programmazione, perché ancora non si poteva parlare esattamente di questo, un paio di uomini, due o tre, e un bel gruppo di donne. Un bel gruppo di donne che essenzialmente vengono chiamate a lavorare insieme a questi uomini su argomenti che hanno a che fare sia con la matematica che con l'informatica, e iniziano a lavorare grosso modo in questo, come andiamo a vedere. Come andiamo a vedere forse? It's 1:55 a.m., September 5th, 1944, and I've been on the train just 45 minutes. The porter probably thinks that I've made at least 20 trips across the country before, because I'm acting as though I'm a woman of the world. It's the fall of 1944, and 20-year-old Doris Blumberg is on a 5-day journey to California. Her destination is the Monroe Army Base, where she'll work as a mathematician for the United States Army on a top-secret project to perfect precision aerial bombing. Back home in Philadelphia, her twin sister Shirley is also an Army mathematician, working at the University of Pennsylvania as a ballistics calculator. Just a few years earlier, these bright young women may have faced low-paying jobs as school teachers or secretaries. But in a world at war, their mathematical skills proved invaluable to the United States military. Like thousands of other women across the country, Doris and Shirley had been recruited to work for the war effort. But unlike their blue-collar sisters, these Rosies worked as human computers, using their math skills to compute shell trajectories, create ballistics tables, and serve as programmers on ENIAC, the first electronic computer. When they signed on for the duration, these young women hoped that their secret work would help win World War II. They did not know how it would change their own lives, or could they know that they were helping to usher in the computer age that would change the world. In questo primo video vediamo già un bel po' delle cose della storia che vi andiamo a raccontare. Ma vediamo che intanto siamo nel 44, in realtà la storia delle ragazze che calcolano inizia un pochino prima, ma insomma in questo momento quelle che vanno a calcolare per l'ENIA inizia nel 44. Queste ragazze sono ragazze molto giovani, per esempio la Doris, che è quella che parla all'inizio. Io non ci sono i sottotitoli perché non è tanto importante capire quello che sta dicendo, però che sta dicendo, sono qui nel treno, no? E probabilmente il capotreno pensa che io sia una donna del mondo, che sia una donna del mondo, no? Perché mi sto comportando come se fossi una gran signora. In realtà è un primo viaggio in treno, no? E lei sta andando verso appunto la base militare della US Army, perché appunto va a fare un lavoro di calcolatrice. Calcolatrice, cosa vuol dire calcolatrice? Lo andremo a vedere un po' più avanti. Innanzitutto vuol dire che deve fare dei conti per calcolare quelle che sono le tavole balistiche, le tavole di tiro. Cioè, cosa vuol dire la tavola di tiro? Vuol dire essenzialmente che quando voi lanciate un proiettile, intendendo come proiettile si intende un qualunque oggetto che viene tirato e che non ha una funzione propria, quindi per dire, se io adesso prendo, forse meglio di no, ma insomma se prendo questo e ve lo tiro, questo è un proiettile, d'accordo? Allo stesso modo è un proiettile quello tirato classicamente dalla pistola, è un proiettile una bomba lanciata, è un proiettile una cosa tirata dalla catapulta, d'accordo? Allora loro devono andare a calcolare cosa fa questo proiettile nel momento in cui esce, in cui abbandona la propulsione che l'ha creato, d'accordo? Quindi devono calcolare il più possibile in maniera precisa. Quindi devono calcolarlo, devono calcolare la sua posizione in tutta una serie di istanti, dal momento in cui il proiettile lascia l'oggetto che l'ha creato fino al momento in cui il proiettile tocca o terra o il bersaglio, d'accordo? Quindi devono fare tutta una serie di conti per produrre, ad esempio, questa è una tavola, un esempio di tavola di tiro di un fucile, che è il Garand, che è stato di ordinanza delle forze armate, tra l'altro credo, ora questo non sapete dire, sicuramente gli uomini che hanno magari fatto militare non lo sanno dire un po' meno, ma questo è
una delle informazioni che ho avuto, mi fa comodo avere una chat con i colleghi del nuovo, perché noi siamo conosciute votando, e i colleghi del nuovo hanno detto il Garand, ce l'avevamo anche noi quando facevamo, no? Per fare le cose appunto quando andavamo a fare il Garand, d'accordo? Allora, per esempio, questa è una tavola di tiro del Garand, e quindi andiamo un pochino a chiarire un po' meglio cosa fa questo proiettile. Allora, adesso abbiamo scoperto che siamo, diciamo, abbastanza invasi dai fisici qui dentro. I fisici, grosso modo, hanno un'idea di cosa fa il proiettile, no? Nel momento in cui esce dalla pistola. Però ce l'abbiamo anche noi matematici, nonostante la fisica chiaramente non la sappiamo, no? Allora, se un proiettile esce dalla camera della pistola, grosso modo fa. Cioè fa una forma a cui si dà il nome di parabola. Quindi essenzialmente la parabola, chiaramente questo non è difficile appunto nemmeno per noi, capire, forse anche per gli informatici, capire che dipende da come è inclinato questo fucile quando lo lanci, dipende dalla velocità che dai all'inizio, no? Quindi essenzialmente la forma di questa parabola dipende dalla velocità, quindi sia la velocità come numero, diciamo, quindi sia la inclinazione di questo vettore di velocità, poi dipende dall'altezza dalla quale viene tirato. Ed essenzialmente dipende da questa cosa alla quale siamo soggetti tutti, cioè dall'accelerazione di gravità. Quindi queste sono fondamentalmente le variabili in gioco. Allora, questa semplice, diciamo, traiettoria si calcola con un'equazione altrettanto semplice, diciamo, che è essenzialmente quella che vediamo scritta qui. D'accordo, che può sembrare non tanto semplice, ma grosso modo, diciamo, una cosa alla quale possiamo, più o meno riassumando i nostri ricordi di scuola, arrivare, no? Il problema è che è del tutto inutile per quanto riguarda il problema che dovranno affrontare queste ragazze, perché questo è il lancio di un proiettile nel vuoto, mentre loro non erano assolutamente interessate a cosa succede nella situazione totalmente astratta in cui si lancia un proiettile nel vuoto. Questo è del tutto privo di interesse per quanto riguarda tutto quello che loro volevano calcolare, che loro volevano capire se veniva lanciato un proiettile che doveva colpire un certo obiettivo, in che modo andava orientata, diciamo, la canna della pistola che lo lanciava e essenzialmente come si dovevano fare tutti i generi di campo. Allora, ovviamente, come minimo, dovevano tenere conto dell'area, no? Perché nel vuoto, ovviamente, si tratta di una situazione ideale e la cosa si complicava immediatamente. Perché vedete, se voi andate anche semplicemente contando il numero di equazioni, no? Prima avevamo un'equazione, vabbè, c'era qualche variabile, ma insomma qui abbiamo già un'equazione differenziale, cioè abbiamo appunto la x e la y, perché il nostro moto per il momento è ancora su due direzioni, per adesso, abbiamo ancora g, dopodiché abbiamo a compare questa e, la e che è una funzione empirica che essenzialmente, qui la equazione la vedete sulla destra, dipende da questa G di V è la resistenza che l'area oppone al movimento del proiettile, e dipende dalla velocità, a seconda di qual è la velocità c'è più o meno resistenza. Dopodiché dipende, c'è cioè un'altra cosa che è questo H di Y, cioè una quantità che dipende dalla quota, e questa quantità che dipende dalla quota è la densità dell'area, cioè questa, diciamo, la funzione empirica e andiamo, che dobbiamo andare a considerare, dipende anche dalla densità dell'area che dipende sulla sua volta dalla quota. Dopodiché c'è questo oggettino apparentemente innocuo, è C, che è una costante, dipendente dalla natura del proiettile, questo è il coefficiente balistico, che invece non è per niente innocuo, nel senso che per le ragazze sì era innocuo, perché c'erano delle tavole, dei libroni in cui si riportava il valore di C a seconda di diverse cose. E quali erano le diverse cose? Appunto, perché il proiettile, per esempio per noi matematici, ovviamente è un punto, no? Però il proiettile non è per niente un punto, ha una sua forma, ha un suo peso, e quindi è soggetto a tutta una serie di forze che quindi in qualche modo governano il modo in cui questo proiettile si muove. Allora, tutto questo viene impacchettato in questo apparente numero innocuo per questo C, d'accordo? Allora, appunto, torniamo un attimo indietro, chiaramente la situazione già un pochino si complica. Anche questo purtroppo è di scarso interesse per le nostre ragazze, perché tenete presente che allora intanto vabbè, le tavole di tiro, come vedete, esistevano già da molto prima, le tavole di tiro anche esistevano da molto prima. Cosa cambia, per esempio, dalla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale? Cambia che le armi che avevano a disposizione nella prima guerra mondiale, o magari anche prima, potevano sparare a una certa distanza,
e armi che invece ci sono dopo possono sparare a una distanza molto maggiore. Allora, a quel punto, se io per esempio dico, vabbè, qui in questa stanza il pavimento è piatto, no? E quindi posso fare i conti considerando che il pavimento è tutta la stessa altezza. Ma se io lancio un proiettile molto lontano, non posso pensare, anche se c'è chi lo dice ancora, che la terra sia piatta. Devo fare i conti col fatto che la terra è curva e che poi la terra non sta ferma, apparentemente, ma gira, d'accordo? Quindi c'è tutta una serie di variabili in più che sono dovute, come vedete qui, per esempio, alla rotazione della terra, alla parallasse, alla curvatura della terra, ovviamente a quanto il metallo, cioè l'oggetto che vuoi colpire, sta elevato rispetto al livello del mare, ma anche un altro oggettino che è forse una cosa che ci potrebbe venire in mente ancora prima della rotazione della Terra, della curvatura, eccetera, eccetera, che è bene. Cioè, quando te lanci un proiettile, non è che puoi pensare che il vento non c'è, che se questo proiettile sta nel piano in cui l'hai lanciato, ci pensa neanche a starci. E quindi chiaramente il problema, se ancora facciamo una situazione molto semplificata, però teniamo conto del vento e dell'effetto di quello lì, sostanzialmente della rotazione della Terra, diventa veramente molto più complesso. Perché intanto la prima cosa che si osserva guardando queste equazioni è sempre la solita E, e vabbè, questa E la calcoleremo in qualche maniera, abbiamo detto dipende dal discorso sostanzialmente della resistenza, che dipende dalla velocità, dipende dalla densità dell'area, dipende dal coefficiente C, però intanto c'è anche Z, che chiaramente appunto non vado più nel piano in cui ho lanciato il proiettile, ma il vento tende a spostarmi da un'altra posizione. Non solo il vento, ma anche essenzialmente la velocità angolare della Terra, d'accordo? Quindi devo tenere conto anche di questo genere di fattori. Allora, intanto vedo qualche fisico, per presto ovviamente non vogliamo andare nel dettaglio. Quello che vogliamo far vedere è che genere... Eh no, perché chi si vede, Io vado a Cina, io mi trovo accerchiata da fisici, no? Quindi non è una situazione proprio, sicuramente, non lo so, personalmente è come chi mi diceva che adesso vado a parlare, no? Al mondo della parabola, ci stanno da penseranno, no? Allora, appunto, noi vogliamo cercare di far capire che queste povere ragazze cosa dovevano fare, ed era una cosa piuttosto complessa, e come lo potevano fare, come lo dovevano fare. Allora, facciamo parlare una di queste ragazze, mentre presente, allora qui vedremo un discorso un po' naivista, mentre presente queste ragazze appunto che erano uscite dalla fattoria, perché ciascuna di loro aveva una situazione familiare anche molto umile, no? in alcuni casi, a 21 anni, si trovano di fronte a questo tipo di problemi e appunto li descrivono in questo modo. Allora, un esempio di integrazione numerica è quando prendi, in questo caso particolare, il percorso di un proiettile della distanza di tempo che riesce alla camera della pistola fino a quando tu catena, cioè specifica, io mi devo occupare di balistica, quella che si chiama balistica esterna, perché poi c'è anche la balistica interna, che non è che il proiettile, cioè ci sarebbe anche da studiare cosa fa il proiettile quando sta dentro la camera della pistola, questo quando non era richiesto, d'accordo? Allora, è un'equazione molto complicata che richiede addirittura circa 15 moltiplicazioni, una radice quadrata e non so più cos'altro. Allora, noi ovviamente questa cosa fa sorridere, perché noi facciamo le moltiplicazioni, no? Così, la radice quadrata io non so se qualcuno di voi la saprebbe fare. Questo io non avrei la minima idea di come io sicuramente, dubito di aver capito anche a suo tempo, ma adesso non avrei la minima idea di come fare una radice quadrata, d'accordo? Quindi già questo non è banalismo. Ma andiamo avanti e facciamoci spiegare ancora un po' da questa cattiva mentalità come deve procedere. Allora, devi descrivere dove si trova il proiettile, appunto abbiamo già detto, dal momento in cui lascia la canna, ogni decimo di secondo, perché? Perché chiaramente non puoi pensare di darlo, di fare la risoluzione appunto continua, no? Cioè dire in ogni istante dove si trova il proiettile, perché altrimenti ovviamente, siccome lo devi dire ogni istante, dovresti fare infiniti calcoli, d'accordo? Quindi lo fai ogni decimo di secondo sostanzialmente. E devi tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il percorso. La prima cosa è la velocità con cui il proiettile è stato sparato dalla canna, come abbiamo visto prima, poi anche l'angolo di uscita, appunto, e la sua dimensione. Ma qui è un po' tradotto, diciamo, in maniera, però immagino che la sua si riferisca alla dimensione del proiettile, d'accordo? Tutto questo incorporato in una funzione data detta funzione balistica, la E che abbiamo visto prima. Dopodiché, allora, continua, siccome il proiettile viaggia attraverso l'aria, prima di arrivare al suo punto più alto, è costantemente spinto in basso la gravità. Basta la gravità, no? Allora, è
e poi influenzato dalla pressione dell'aria e anche dalla temperatura. Poi, una volta che fatto tutti i calcoli, devi interpolare i valori per capire qual era il punto più alto e anche il punto a cui era, cioè essenzialmente qual era l'impatto. Allora, questi ragazzi quindi passavano la loro giornata calcolando queste cose, ma appunto passavano la giornata calcolandole così come vediamo. For us, a computer is a thing, an object that performs tasks both mundane and amazing. But in 1942, a computer wasn't a machine, it was a person. The profession of human computing can be traced back to the 17th century in occupations such as astronomy, architecture, and engineering. By the end of the 19th century, the formal word computer was a professional title applied to people who spent their lives computing. Whether calculating astronomical tables or factoring missile trajectories, mathematics was a crucial weapon of the US arsenal, and women, its secret practitioners. Matematica era un'arma cruciale, no? E le donne le sue utilizzatrici segrete, un po' tono americanata, ma è proprio così, perché allora intanto abbiamo visto che queste computers erano appunto calcolatrici umane, avevano a disposizione anche queste specie di calcolatrici tascabili, no? Che abbiamo visto nel primo film, no? Se avete visto, tipo macchine da scrivere, no? Grossissime, che però apparentemente facevano più errori di quelli che facevano loro a mano, d'accordo? Quindi essenzialmente dovevano effettuare questi calcoli a mano. E perché proprio loro facevano questi calcoli? Perché erano le donne che facevano i calcoli. Così avete visto, a un certo punto c'è una frase nel primo che sembra filmato, in cui dice fino a qualche anno prima, essendo laureata in matematica, potevano forse ambire a un posto come segretaria o come insegnante a scuola. No? Ma nel momento della guerra si aprono per le donne tutta una serie di lavori che prima erano loro completamente preclusi. Per esempio ci danno più uomini, sanno più altro. I droni stanno a fronte e loro vengono chiamate a fare dei lavori che probabilmente in altro modo non avrebbero potuto fare. Fino a un certo punto, perché in realtà le calcolatrici, come abbiamo visto, c'è una frase di questo filmato che dice che però in realtà le donne anche erano ritenute più adatte rispetto agli uomini per fare un compito molto preciso, ma tutto sommato un po' noioso, d'accordo? Quindi erano ritenute più adatte per fare tutta una serie di conti che essenzialmente andavano nella stessa direzione, sapevi esattamente il conto che dovevi fare, dovevi semplicemente essere precisato fatti tante volte, d'accordo? Vedremo che in realtà queste ragazze fanno molto di più che semplicemente fare dei conti, no? E andare a implementare una volta. Allora dicevo appunto, dovevano fare questi calcoli molto velocemente ed essenzialmente anche qui appunto vediamo tutta una serie di lavori che si aprono finalmente alle donne proprio per l'effetto della guerra. Allora cerchiamo di andare un pochino più nello specifico. Allora diciamo, per calcolare la traiettoria di un proiettile dobbiamo essenzialmente risolvere le equazioni numeriche, quindi praticamente discretizzate. Discretizzate vuol dire quello che dicevo prima, il tempo di calcolare la posizione in tutti gli istanti e andare a calcolare la posizione in istanti, diciamo, con un delta t ben determinato, che in questo caso almeno in prima approssimazione è un decimo di secondo. Allora, appunto, ogni passo chiede delle somme, purtroppo anche moltiplicazioni e divisioni, che in realtà in termini di tempo, in termini di complessità, sono molto più difficili. Questo vuol dire, se noi facciamo una somma e poi andiamo invece a fare una moltiplicazione, per fare una moltiplicazione bisogna fare un sacco di somme, quindi è banale il fatto che richiede molto più tempo, è molto più complesso ed è molto più facile sbagliare. Dopodiché tenete presente che appunto ad ogni passaggio dovete calcolare i dati tabulati della funzione e. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi avevamo dei libroni in cui c'erano i valori di e in corrispondenza di ogni v, in corrispondenza di ogni h, cioè di ogni y, di ogni altezza e in corrispondenza di ogni coefficiente balistico, e quindi dovevano andare a prendere il valore che serviva e metterlo nel calcolo. Ovviamente anche qui era molto facile sbagliare, perché anche semplicemente se ti sbagliavi da una riga o un'altra era facile che tu inserissi un errore. E poi essenzialmente per elaborare ciascuna tavola sostanzialmente avevi bisogno di tra le 2000 e le 4000 studiare tra le 2000 e le 4000 traiettorie diverse, ragione per cui essenzialmente calcolare diciamo, il tempo di calcolo necessario per una traiettoria di 30 secondi risultava essere 20 ore uomo oppure
tornata sui cicli, la corda che erano tutti i nonni, se la corrisce. Quindi è chiaro che la cosa era un po' complicata, tra l'altro loro avevano questi militari che stavano col fiato sul collo, perché dicevano, tenete presente, che le armi arrivano a fronte prima delle vostre tavole di tiro, quindi essenzialmente abbiamo la possibilità di utilizzare queste armi nuove, ma non sappiamo come utilizzarle. Quindi questa è una cosa che dico sempre, perché a me imbarazza un po' pensare, no, ad andare a parlare di questa cosa, parlando di una cosa tanto bella, di questi ragazzi che hanno fatto una cosa bellissima, perché hanno calcolato come andare a colpire, no, un obiettivo, cioè è un po' una cosa che eticamente imbarazza. Però tenete presente che l'alternativa ad andare a calcolare, avendo, cioè ad andare a sparare avendo le tavole di tiro precise, è andare a sparare non guardando il tappeto, d'accordo? Per cui anche dal punto di vista, diciamo, se volete, di calcolo di morti e di calcolo di danni, probabilmente era comunque meglio avere una tavola di calcolo di tiro precisa piuttosto che appunto affrontare l'alternativa che era bombardare in grandi forze, in grandi quantità e su grandi estensioni di territorio. Questo nel documentario da cui abbiamo dato queste ispezioni si vede in maniera molto chiara e molto, insomma, fanno vedere anche degli esempi. Allora, dicevo appunto, siccome era un po' dispendioso appunto come tempo cercare di fare questi calcoli in mano, cercarono di farli essenzialmente, la prima, diciamo, primo tentativo fu cercare di utilizzare delle macchine un pochino più complesse rispetto a quelle calcolatrici da tavolo che abbiamo visto prima, e in particolare utilizzare questo analizzatore differenziale che tenete presente che era il gioiello del calcolo di quel momento, perché ce n'erano essenzialmente 5 in tutto il mondo, no? E uno di quei 5 ce l'avevano esattamente questi computer nel loro laboratorio. Quindi vediamo. Penn's Morse School of Engineering owned a Bush differential analyzer, one of only 5 in the world. This huge mechanical calculating machine was invented by Vannevar Bush at MIT in 1925 and was state-of-the-art technology at the Moore School in 1942. Doris was one of 6 female computers assigned to run ballistics problems on the machine. A typical shell trajectory involves thousands of individual calculations. Using the differential analyzer, Doris's team could compute a 60-second shell trajectory in only 15 minutes, while human computers, such as Shirley and Marla, worked 40 hours to complete the same trajectory. Bro! Quindi vedete, già utilizzando appunto questo oggettino pesante, che era questo analizzatore differenziale, essenzialmente si riusciva a tagliare abbastanza il tempo, no? Cioè, per calcolare una traiettoria di 60 secondi a mano, 40 ore, mentre con questo oggetto ci mettevamo 15 minuti. Il problema è che invece il calcolo normalmente era molto più facile fare errori utilizzando l'analizzatore differenziale che facendoli a mano, cioè essenzialmente le tavole di tiro calcolate con l'analizzatore differenziale statisticamente contenevano molti più errori rispetto a quelli calcolati a mano, e quindi già questo non lo rendeva esattamente un oggetto adatto per questo tipo di cose. In realtà il problema è un pochino più complicato di questo. Allora cerchiamo di vedere, vediamo cosa dice sempre la Kim McNulty, no? Che è una di queste. Quando un proiettile raggiunge una certa velocità, cioè va giù fino a 1100 piedi al secondo, che sarebbe la velocità del suono, travala terribilmente. Quindi invece di calcolare la sua posizione in millesimi di secondo, deve calcolare ogni centesimo di secondo per essere sicuro di farlo accuratamente. Cioè, cosa vuol dire? Allora, quando è passato dalla zona sonica alla zona supersonica, il proiettile travala terribilmente, cioè cosa vuol dire? Si muove moltissimo, d'accordo? E perché travala terribilmente? Travalla terribilmente perché il coefficiente di attrito è fortemente non lineare nel passaggio, no? Dal sonico al supersonico, cioè essenzialmente ha piccole variazioni della velocità, se siamo vicini alla velocità del suono corrispondono grandi variazioni del coefficiente di attrito e quindi questo oggetto si muove moltissimo, d'accordo? Allora cosa dice Kathleen McNulty? Dice, allora, siccome si muove moltissimo non puoi pensare di calcolare la traiettoria ogni decimo di secondo, perché nel frattempo non si sta muovendo tantissimo, per cui per calcolare accuratamente la devi calcolare più spesso, che precisamente dice un centesimo di secondo. Tenete presente che passare da calcolare un decimo di secondo a calcolare un centesimo di secondo vuol dire fare un monte di calcoli in più, d'accordo? Quindi già questo comunque sarebbe stato complicato. Ma non solo è complicato, è anche sbagliato, perché in realtà non è vero che se la calcoli ogni centesimo di secondo, quindi se riduci il delta t, l'errore globalmente si riduce. Perché appunto
questo è un termine tecnico, essenzialmente quando il proiettile si muove per una velocità supersonica, il problema di integrare la traiettoria diventa rigido, cioè diventa stiff. Questo significa che non è possibile da calcolare integrare la traiettoria con metodi espliciti, perché essenzialmente l'errore non converge. Cioè, questo vuol dire che se anche diminuisco molto il delta t, e quindi teoricamente diminuisco molto l'errore, ma di fatto l'errore continua a sommarsi in modo tale che non mi migliora la situazione, d'accordo? Quindi se anche invece di ogni centesimo di secondo facessi al millesimo di secondo, comunque sarei in difficoltà, perché il mio problema non riuscirei comunque a calcolare la traiettoria in maniera corretta, d'accordo? E dovrei adottare quello che si chiama un sistema predittore-correttore, cioè sostanzialmente bisogna innanzitutto integrare e calcolare il valore al tempo T, no? La posizione al tempo T. Dopodiché con questo fornire una stima al tempo t più delta t, quindi dopo un decimo di secondo o dopo un centesimo di secondo. Dopodiché, anche questo con un metodo esplicito. Dopodiché, che è il predittore. Dopodiché devo correggere il valore precedente essenzialmente con un metodo inverso, invece con un metodo implicito, che è quello che si chiama il correttore. E poi andare avanti con un processo tipo ping pong, no? E quindi stimare il valore a un certo tempo. Con questo modo, sapere calcolare il valore a un certo tempo, stimare il valore al tempo più avanti e andare a vedere, dato questo valore qui, quale sarebbe stato il valore al tempo iniziale con il metodo implicito. D'accordo? Quindi questo significa un'enorme quantità di calcoli in più e l'impossibilità essenzialmente di fare calcoli in maniera corretta. E quindi essenzialmente con gli strumenti allora disponibili questa cosa era totalmente impossibile. Ed è per questo che è stato necessario introdurre degli strumenti nuovi. D'accordo? Strumenti nuovi che per l'appunto sono stati questo ENIAC, che è un altro degli ingredienti di questa storia, cioè il calcolatore, il primo appunto calcolatore numerico, che adesso del quale chiaramente vi parlerà Linda, ma diciamo, lasciatemi semplicemente dire che dovete immaginare che era talmente grande, poi lo vedremo anche un pochino, era talmente grande, talmente enorme, consumava talmente tanto, che a un certo punto, la prima volta che lo accesero, questo creò un blackout in un intero quartiere di Italia. No? Quindi come se voi accendete la luce e c'è il blackout, no? Accendete la phone, che a me ogni tanto mi succede, attacco il phone insieme al forno e c'è il blackout in tutta casa, no? Ma che tenete presente che ha acceso questo oggettino e venne fuori un blackout in tutta quartiere di Italia. Ma la cosa anche carina è che la cosa, diciamo, questo oggetto e anche questa idea appunto, che è la differenza, no? Tra per esempio l'analizzatore differenziale che fa sempre il solito compito e un altro oggetto che invece deve essere programmato. Ora, questa cosa era talmente nuova che nemmeno sapevano cosa chiedere alle ragazze nel momento in cui appunto dovevano selezionare quelle che poi andavano a lavorare su questo ENIAC. E la procedura di reclutamento funzionò essenzialmente in questo modo. The field of electronic computing is so new that Captain Goldstein hardly knows what to ask the applicants in their interviews. Because they will be handling plugs, cables, and switches, he finally asks them if they are afraid of electricity. From this process, six women are chosen, but they cannot see the classified ENIAC until the War Department upgrades their security clearance. As the summer of 1945 comes to a close, they teach themselves how to program the first computer by studying block diagrams. Quindi adesso vedremo, appunto, Linda ci spiegherà un pochino meglio cosa significa programmare questo oggetto, perché questo oggetto è così nuovo e qual è la portata del lavoro che fa. Grazie mille. Mi sembra che Silvia vi abbia convinto di che tipo di compito difficile avessero queste computer, tant'è che non ce la facevano ad essere veloci e il Ministero della Difesa decise di ordinare la costruzione di una macchina calcolatrice un po' diversa da quella che avete visto precedentemente, una macchina calcolatrice che riuscisse a fare calcoli di questo tipo e altre cose. A Filadelfia c'era l'anno scorso l'Electrical Engineering, dove c'era già un certo gruppo di ingegneri con esperienza tecnologica matura e gli assegnarono loro il compito di costruire questo, sia l'hardware e poi il software di questo
primo proprio computer. Era il 1943, in realtà poi, come vedremo alla fine, non fece in tempo, la guerra finì prima del momento in cui fu fatto girare il primo programma. Quindi, però questo dette l'avvio a tutti gli studi di informatica successivi a quel periodo. E allora c'era questo gruppo di, erano circa 200 le computer che lavoravano a Filadelfia a fare le tavole balistiche. Tra queste, erano tutte laureate in matematica, venivano, come abbiamo detto, dalle parti più disparate dell'America, erano di origine irlandese, di origine polacca, qualcuna ebrea, insomma di varie nazionalità, e scelsero fra loro le sei più brillanti, le sei più brave. Erano tutte giovanissime e furono brevemente, molto brevemente addestrate a programmare questa macchina. La macchina fu pronta in circa un anno, tutto l'hardware era pronto in un anno, e a questo punto c'era da progettare il software, da scrivere i programmi e da fare i calcoli matematici. Queste ragazze ovviamente non avevano nessun modello a cui ispirarsi, si dovevano inventare tutto nuovo, e poi c'era anche da dire che non le avevano detto, siccome era un progetto top secret del Ministero della Difesa, non sapevano nemmeno precisamente come era fatto questo computer. Dovettero fare tutto un lavoro di prove, cioè impararono facevano le prove, guardavano cosa veniva prodotto, riprovavano, così via. Quando potevano e trovavano in giro qualche ingegnere da solo, lo accerchiavano, fare, raccontano, loro gli facevano tante domande finché questa alla fine qualcosa non diceva l'architettura della macchina. E quindi dovevano loro, oltre a programmare questa macchina, oltre a fare questo lavoro, farci sopra quei calcoli, il tipo di calcoli che abbiamo visto. Dovettero adottare nuovi schemi mentali e, appunto, come ho detto prima, fecero un proprio lavoro che si chiamerebbe oggi di reverse engineering, e riuscirono talmente a penetrare nel cuore della macchina che alla fine riuscivano, questo mostro c'era tante di quelle valvole che la probabilità che una saltasse era altissima, ogni 3 minuti dovevano andare a sostituire la valvola, però dovevano capire dov'era la valvola. E pare che queste erano entrate così in sintonia con la macchina che in un attimo riuscivano a trovare il guasto proprio a livello. Allora, che cos'era l'ENIAC? L'ENIAC non era una macchina di tipo von Neumann, cioè le macchine di tipo von Neumann sono quelle che hanno un programma memorizzato e si va a leggere un'istruzione e ad eseguire un'istruzione dopo l'altra. L'architettura dell'ENIAC è quella che, con termini attuali, si direbbe l'architettura di tipo data flow. In parole più povere, si può vedere che questa macchina andava programmata per eseguire un programma, ma la programmazione era fatta proprio con la cablatura e doveva allocare tutte le connessioni dedicate al programma specifico. Quindi si cercava, una volta che era pronta per eseguire un programma, a farlo eseguire il più possibile, perché cambiare il programma significava fare tutta una diversa cablatura. E visto le dimensioni dell'oggetto e visto appunto anche come erano pesanti i cavi che si dovevano spostare, non era una faccenda molto veloce. L'informazione era codificata in decimale, il sistema binario arrivò dopo con il calcolatore successivo, che fu l'EPAC, che venne progettato subito dopo che l'ENIAC e la memoria, udite, era composta da 20 celle di memoria. Immaginate cosa significava avere a disposizione questa memoria, una memoria piccolissima con cui si va a fare tutto. Quindi questo vuol dire che dopo ogni passo bisognava prendere i dati temporanei e mandarli in output, poi dopo inserirli, e quindi anche il fatto di dover gestire
numeri grandi, come abbiamo visto, complicato e complicati, non solo che le memorie fungevano anche da accumulatori, cioè dentro una cella di memoria si poteva dire di fare una somma, sommare il contenuto della cella al dato in arrivo. E comunque era questo un grosso problema. Con le memorie che ci sono adesso, insomma, avere 20 celle di memoria che si va ai gigabyte in un telefonino, non so quanti sono, ma sapete tutti, avete esperienza cos'è la memoria di un telefonino, quanti video e quante foto può contenere. Questa è quella che in informatica si chiama l'architettura di un computer, cioè la descrizione a blocchi, e a cui ogni blocco è le connessioni che ci sono tra questi blocchi. Vedete, lì ci sono le 20 celle che possono anche lavorare come accumulatori, poi c'era l'unità SBIT, un moltiplicatore, quello fatto con la radice X, un'unità che faceva la divisione e la radice quadrata, e quella diciamo rappresentava quella che viene chiamata la memoria aritmetica. Nella parte di sotto vediamo il controllo, c'è il global control che conteneva un'unità per dare via lo start alla programmazione, alla esecuzione, un'unità cycle unit che serve per mandare impulsi elettrici e sincronizzare le varie istruzioni che devono essere. Poi c'è il master programming, che è un'unità che serve per fare i cicli, per l'interazione delle istruzioni, una memoria a sola lettura, quella in function handler units, che memorizzava quelle grandi tabelle di calcolo di valori precalcolati che prima stavano nei neuroni che veniva per la gestione. Poi c'era l'unità di ingresso uscita, un lettore di schede, una stampante e un trasmettitore di costanti, che serviva anche quelli per fare operazioni semplici. Ogni accumulatore aveva una serie di switch per comandare, per ricevere come ingresso diverse istruzioni. Ecco, questo è un accumulatore visto un pochino più da vicino, e tutti questi orologini sono i switch che comandano istruzioni di tipo diverso. Per esempio, un accumulatore poteva sommare il contenuto della cella di memoria con un valore che arrivava in input, oppure trasferire il contenuto all'accumulatore vicino, oppure funzionare, ripetere l'istruzione in arrivo fino a 4 volte, oppure funzionare come una parte di un intero, non tutto un intero. C'erano tantissime possibilità che si riuscivano a programmare semplicemente spostando il switch. Ecco, 20 accumulatori, ognuno provvisto di 12 segnali di controllo, quindi si riusciva a farli funzionare praticamente, era come avere 240 componenti. C'erano, come ho detto, i valori numerici erano valori decimali, si facevano operazioni di complemento, il segno poteva essere interpretato come un segnale di controllo, per esempio un ciclo. Voi sapete che, forse qualcuno lo sa, comunque in genere i programmi per computer sono fatti di cicli di operazioni in cui si vanno a ripetere tante volte, come vedremo anche in un esempio, tante la stessa operazione. Allora, per comandare un ciclo, come si faceva a quei tempi? Ora si scrive per i che va da una n esegue, facile. Allora bisognava mettere un valore n mille volte, non so perché volete, questo, e ogni iterazione del ciclo questo valore veniva diminuito. Quando valeva 0 oppure diventava negativo, il segnale di controllo emesso da questa unità poteva interrompere l'esecuzione, e così si può passare a un'istruzione differente. Qui
Quindi diciamo che ogni operatore poteva fare tutta questa serie di operazioni. Un'altra, qui ci sono le ragazze che lavorano al computer e girano questi orologini per fare eseguire istruzioni diverse ai loro accumulatori. Anche qua qui vedete i cavi, tutti questi fili messi qua e là che andavano una volta che il programma era deciso, le connessioni, le cablature dovevano essere fatte in modo diverso, quindi dovevano essere specificatamente connessi dal programma. Qui c'è il video? Così lo vediamo funzionare. Tanto questi sono gli ingegneri che l'hanno programmato. Quella delle uscine? Mm. Però si può fare. Può fare il paragrafo? Tornare indietro una slide? Vediamo se sente la mano della mamma. No, non la sente. C'è una parte in cui si vedono appunto questi cosini tondi che ho fatto vedere lì da prima che si illuminano uno dopo l'altro e questo sostanzialmente fa vedere la luce. Fuori, così te lo faccio vedere perché visto che oggi sono riuscita a farlo. Ecco, adesso arriva la parte con in cui ci sono tutte le lucine, no? Si vede praticamente l'informazione come passa. Vabbè, ovviamente la qualità di questo video è molto inferiore di quell'altro perché l'altro è il libero, invece questo qui lo... No, ma questo qua è il quindi diciamo un po' peggio rispetto all'altro, va. Sì, no, questo è un ciclo positivo, ma andare avanti al ciclo positivo. Ritorna questo. No, perché Linda è molto mansueta, io ogni tanto ti aggiungo un po' di cose nella sua parte, sì, non lo sai, non sono presente, ma lo parla poverina, no? Di solito non mi fa. Allora, se vogliamo, dunque, poi c'era anche, volendo programmare con l'ENIAC, si possono appunto gestire direttamente questi accumulatori e programmare alcune istruzioni. Per fare l'esempio, ho fatto vedere come per esempio può essere calcolata la tabella dei quadrati e dei cubi per tutti i valori di n che va da 1 a 10.000. Chiaramente n di 1 al quadrato può essere calcolato come n quadro più 2n più 1 e n di 1 al cubo in quel modo, n cubo più 3n al quadrato più 3n più 1. Questo vuol dire che io posso calcolare i valori di n più 1 quadrato al cubo dai valori di n al quadrato al cubo precedentemente calcolati. E quindi si sfrutta questa priorità per fare il programmino. Allora, il programmino si può eseguire usando tre accumulatori, tre di quegli oggetti che ho fatto vedere prima. Per esempio, consideriamo gli accumulatori, uno contiene n, uno n al quadrato e uno n. Allora, qui c'è un ciclo di istruzioni, quindi che va a 11.000, certo questo che ho detto prima non si può fare con l'ENIAC, ma va realizzato il ciclo mettendo 10.000 da qualche parte e ogni iterazione sottraendoci 1 finché diventa 0. Poi va fatto in specie per diventare negativo per poter interrompere. Quindi si parte dal 9.999. Allora, come vedete, questi accumulatori si possono far lavorare in parallelo, cioè le istruzioni che stanno tutte sulla stessa riga possono essere fatte separatamente e contemporaneamente sui tre accumulatori diversi, mentre quelle che sono separate dalla punta e virgola sono in sequenza.
cioè quando arriva il punto di sintonizzazione si può fare A1 più 1, sommare 1 al primo ordinatore, sommare 1 al secondo, sommare 1 al terzo, e questo si può fare contemporaneamente. Poi si stampa e quindi abbiamo stampato i primi tre valori per l'eventuale ordine. Per realizzare invece il calcolo dei quadrati e dei cubi, si può fare questa sequenza di operazioni A1 più A2 vai in A2, quindi la somma dei primi due accumulatori viene calcolata e organizzata in A2 e la somma di A2 più A3 viene calcolata e sommata. Se si esegue due volte, queste si eseguono due volte queste operazioni, che poi si possono fare in parallelo, si ottengono i valori gialli, il quadro più 3 e il cubo più 2 il quadro. Il valore del quadrato è giusto, gli manca solo più uno che abbiamo messo con la prima istruzione. Il valore del cubo ancora non è giusto e bisogna fare un'ultima istruzione per aggiustarlo. Allora, questo modo di procedere è interessante perché in un computer di tipo Fournoyman le operazioni sono di tipo sequenziale, invece questo, cioè vanno eseguite una dopo l'altra. Invece, con questo tipo di computer si poteva anche eseguire, comandare in parallelo, cioè far eseguire parallelamente a diversi accumulatori diversi, con la istruzione di tipo diverso. Ora, questo modo di procedere non semplifica le cose, cioè è una grande opportunità perché fa risparmiare tempo, ma complica le cose. Bisogna stare molto attenti alla sincronizzazione con cui vengono eseguite, e bisogna imparare a sfruttare questa possibilità. Quindi non solo programmare, ma anche programmazione parallela. Ecco, qui c'è per vedere la sequenza di numeri che viene generata da questo piccolo esempietto. Abbiamo che le righe bianche sono quelle che fanno la stampa e invece i valori rossi sono valori temporanei. Se uno prova a eseguire una dopo l'altra, le istruzioni che sono scritte lassù, può vedere che i valori man mano si ottengono valori giusti fino all'istruzione precedente a quella lista in cui si vanno ad aggiungere solamente l'istruzione della print, stampa i valori, arriva subito prima di quella con cui si va a aggiungere un 1 ai valori precedentemente lassù. E così via per tutte le cose. Queste cose le ho già dette. Ok, allora la guerra intanto, come ho detto prima, era finita e ancora fino al 1946 non si fu in grado di far funzionare il computer. Nel 1946 finalmente le cose erano pronte e si vuole dare una manifestazione pubblica, fare un'esibizione pubblica per far vedere le meraviglie dell'ENIAC a tutto il paese e far vedere come si era lavorato bene. Per fare pubblicità l'evento si disse: guardate, se riesce a calcolare il tempo della traiettoria della prima bomba in un tempo minore di quello che la bomba stessa impiega andare all'obiettivo. L'evento ebbe un grandissimo successo, venne accompagnato da un grande vantaggio pubblicitario, quindi accorsero tutta la stampa dell'epoca, tanti personaggi importanti e soprattutto tanti personaggi, tanti scienziati che cominciavano a essere attratti da questa possibilità di ricerca per trovare nuove sorgenti, fra tutti con Neumann. Con Neumann aveva già lavorato su queste cose, conosceva l'ENIAC, andò a parlare con le ragazze e pare che una di esse poi in seguito andò a Princeton, andava a Princeton una volta alla settimana a parlare con lui di quali erano i limiti del computer che era stato costruito e come si poteva fare per migliorarne le prestazioni e l'usabilità. Infatti questa presentazione pubblica dell'ENIAC per far vedere come funzionava, desse uno sviluppo, un impulso
incredibile e molto notevole per l'arco e lo sviluppo delle compute successivi, tutta la discesa successiva. Era, come avete visto nel filmato, almeno avete intravisto nel filmato, dava un'idea di come si potesse velocemente il calcolo, c'erano cioè tutte queste riuscite che andavano e venivano, e quindi si faceva pubblicità da solo. Quello che, la cosa che a noi più ci è interessata di questa storia è che appunto il lavoro che fecero queste ragazze ha abbastanza di incredibile, quello veramente bravissime. Quello di cui si potrebbe convincere è che loro non hanno semplicemente si sono messe lì e hanno fatto un lavoro qualsiasi di programmatrice, il loro lavoro è stato un lavoro di ricerca, perché si sono messe a studiare e a far funzionare, a programmare una macchina senza avere nessun modello, nessun modo a cui poter fare riferimento. E quindi quello che a noi più ci interessa è far vedere questa cosa, cioè rendergli giustizia in qualche modo. Ecco, una cosa comunque bella, nonostante appunto non siano state anche riconosciute, soprattutto nei primi tempi che questo era successo, è che loro tutto sommato fecero un'esperienza eccezionale, perché erano ragazze giovani, vivevano tutte insieme, avevano un buono stipendio, cosa che per l'epoca era abbastanza inusuale, le donne non vivevano da sole, stavano in famiglia o si sposavano e andavano a formare un'altra famiglia. Cioè, questo clima di libertà e di indipendenza fu talmente elettrizzante per loro che ne parlano di quegli anni come un'esperienza eccezionale. Poi loro si erano messe a lavorare con entusiasmo e la consapevolezza di fare qualcosa di importante per il loro paese. E quindi tutta quell'esperienza viene poi, come vedremo nell'intervista, viene ricordata come l'esperienza più indimenticabile delle loro vite. Per farvi vedere, insomma, per testimoniare come erano attaccate al lavoro e quanto hanno lavorato con che dedizione, si racconta questo piccolo aneddoto che dicevano che la sera prima della dimostrazione ancora il programma non funzionava. Funzionava tutto, però quando doveva, con l'impatto con la terra, doveva fermarsi il programma e invece non si fermava. E allora lavorarono fino a tardi e non avevano risolto il problema. Però durante la notte una di loro si sognò guardando il problema e pare che la mattina appena sveglia andò a sistemare la cosa e tutto funzionava. Una dedizione completa a loro lavoro e all'esperienza. Poi l'avventura per ciascuna di loro non si concluse con lei, anche come dicevo prima, alcune lavorarono al computer successivo, all'EPAC, poi scrissero manuali e libri e parteciparono a incontri che avrebbero sostituito la scienza dei computer. Quindi, come dicevo, il loro lavoro ha una valenza scientifica o almeno paragonabile a quella che ebbero gli ingegneri progettisti dell'epoca. Però quello che è successo subito dopo fu abbastanza Photographers and journalists were invited on several occasions to come in and see what exactly was the ENIAC, what could it do, who was involved. And archival records show that women were photographed, but these photographs never appeared in articles written by the journalists or never were published in newspapers or magazines. So many of the men engineers received publicity while female computers and programmers did not. As far as the official publicity that was staged in February 1946, that was organized by the War Department and pretty tightly controlled.
in terms of what journalists and other people attending saw. Betty G. Jennings and Betty Snyder developed the demonstration trajectory program. Again, they were the ones who made the machine do the things that we all got very excited about, but their participation was never mentioned in either War Department press releases or later news reports that relied on those publicity materials. Strana. Quindi la tristezza che è finita questo periodo si fu questa là, dalla cena di gara, a cui loro non vennero nemmeno invitate. Quindi avete visto anche nella pubblicità che viene fatta, la ragazza che è un po' indietro viene opportunamente tagliata e non si vede più. Perché si sono le ragazze del frigorifero? Perché la loro storia negli anni si dimenticò. Rimasero queste foto di repertorio, non si sapeva cos'erano, e c'erano queste ragazze giovani accanto a un macchinario non ben specificato, e qualcuno disse, pensò che fossero modelle messe vicino all'elettrodomestico, l'unica cosa che giustamente le donne potevano fare. E, vabbè, la storia era triste, nel senso non per loro, perché come ho detto comunque furono entusiasti del periodo. La storia triste è che se ne perse le tracce, non se ne serve più nulla. Per puro caso, una ricercatrice, una programmatrice di Harvard, che non so bene come venne a contatto, cercava anche lei modelli femminili a cui ispirarsi, venne a contatto con la storia. E questo succedeva nel 1985. Quindi lei si mise a fare una ricerca e le trovò inaspettatamente quasi tutte vive, e quindi fece delle bellissime interviste attraverso le quali fu possibile ricostruire tutta la storia. Ecco, è stato un caso fortunato, perché tramite queste interviste, dove loro hanno raccontato quello che hanno fatto, si è potuta mettere in ventina la storia di Ada, no? È una storia molto controversa. Ada è un'altra che viene considerata da Byron una protoprogrammatrice, però sono tutte un po' illazioni, perché ha scritto delle cose, ma erano sue, o gliel'aveva detto Babbage, o non sappiamo bene, va molto in là con gli anni. Di questa ci abbiamo le testimonianze delle stesse protagoniste della storia. Questa ragazza si chiamava Katie Feynman e realizzò queste interviste, da cui è stato possibile ricostruire tutto. Da queste interviste sono nati i due documentari da cui abbiamo preso l'istruzione. E adesso per finire, ancora un ultimo video. Dov'è? Si è messo la matita. Ci vado. For whatever reason, those were very happy years for us, and it shouldn't have been, but it was. We were extremely happy doing whatever we were doing at that time. And then we have to see also that they dragged us in there and said, go do it. And now I'm wondering what happened that much, and so not only the two of us, but all those other wonderful women that came in and did that work. Well, I've always said that I was the luckiest person in the world because of working on the A-Act with these women that I really came to love and admire and respect, and I had so much fun with them. And I also feel that I was lucky to have met John Lockley and Chris Eckert, who gave my life a meaning that it could never have had in any other way. Ovviamente se qualcuno ha fatto in curiosità è disponibile a rispondere, non è finisce ovviamente. No, è okay. Io non sono la fisica, posso parlare. Ma se ci vuole, ma
volevo chiedere soltanto, perché erano tutte ragazze laureate in matematica. Sì. Ecco, sapete darmi qualche dato? Cioè, quante ragazze studiavano matematica nell'università americana? Il documentario lo dice abbastanza chiaro. Molte ragazze studiavano matematica più o meno anche negli anni precedenti, anche diciamo a partire da una ventina d'anni prima, c'erano molte ragazze che studiavano matematica, più o meno nel documentario dice il 50% del totale degli studenti. Il problema è che poi studiavano matematica ma andavano o non lavoravano per niente, possibilità di avere dei lavori, cioè classicamente non lavoravano proprio, quelle che lavoravano facevano le segretarie o le insegnanti, e quindi non avevano accesso a questi, così tanti, il 50% studiavano matematica, non solo matematica, studiavano in realtà anche gli altri corsi di studio, cioè l'accesso all'istruzione, almeno negli Stati Uniti, era aperto ugualmente, ovviamente non solo perché era permesso, ma effettivamente sì, erano istruite tanto le donne quanto gli uomini, però in realtà poi non accedevano ai lavori in maniera uguale, insomma, in maniera paritaria. Quindi questo è quello almeno che dice nel documentario, quello Top Secret Rosie, che l'ho trovato molto, molto interessante, perché parla appunto di una cosa che non solo era in quegli anni, ma a partire da, diciamo, dal 30 fondamentalmente, quindi diversi anni prima, cioè c'era una grande diffusione della cultura, c'erano molte donne che studiavano, molte donne che avevano ottimi voti e che però poi, ottimi risultati, che però poi non avevano accesso al mondo del lavoro. Infatti è molto interessante perché nel documentario sottolinea moltissimo in che senso la guerra fondamentalmente è stata un'occasione, diciamo, per l'emancipazione poi delle donne, che hanno avuto accesso a tutta una serie di altri lavori e poi moltissime di loro purtroppo, al momento in cui la guerra è finita, sono ritornate a fare quello che facevano prima. Altre invece no, per esempio appunto il caso delle ragazze dell'Ener, che invece hanno continuato a lavorare nel mondo della programmazione. Pur però, come dice appunto nel penultimo filmato, no? Dice le ragazze furono fotografate, le ragazze effettivamente hanno continuato a lavorare, però nessuno ha saputo niente di loro, fino a che la loro storia non è stata riscoperta. Ma la scelta in particolare di studiare matematica, che non è, diciamo, uno studio, una facoltà che può essere considerata per una cultura generale, ma che ti indirizza in una specifica direzione. Ecco, in quell'epoca, negli Stati Uniti, era normale che così cospicuo numero di ragazzi studiasse matematica. Intanto, quello di cui io sono veramente convinta è che non è assolutamente così. La matematica, almeno adesso, diciamo, quello che uno cerca di far capire è che se ti iscrivi a matematica poi probabilmente non lavorerai come matematica, lavorerai facendo tutt'altro, ma iscriversi a matematica ti dà un'apertura mentale, una conoscenza, un'attitudine anche al ragionamento che ti consente di affrontare tutta una serie di altre cose. Sicuramente a quei tempi la consapevolezza non c'era, non c'è nemmeno adesso, per cui figuriamoci. Però, diciamo, del totale, non è che il 50% delle persone che studiavano matematica, il punto è che del totale degli iscritti a matematica il 50% erano donne, quindi adesso in realtà il totale degli iscritti a matematica è molto di più del 50% sono donne, in realtà sono moltissime le donne iscritte a matematica e sono quasi nessuna le donne che poi diventano ordinarie di matematica. Poi gli Stati Uniti gli Stati Uniti 200 laureati in matematica, non è un numero enorme. Comunque è vero che è significativo il fatto che ci fosse il 50% di donne in matematica, perché se si pensa che per esempio in epoche tutto sommato di poco anteriori bisognava, per farti leggere i propri teoremi che avevi dimostrato far finta di essere un uomo, no? C'è tutta una storia di una corrispondenza, diciamo, tra matematici insieme a con Gauss, che praticamente mi sembra che non ricordo mai chi è la donna che scriveva a Gauss mandando le sue dimostrazioni, poi ogni tanto ho dei momenti di lucidità, ma di solito no. E quindi, diciamo, nel caso specifico non ricordo chi era, ma questa scriveva a Gauss mandandole le sue dimostrazioni, e Gauss diceva come sei bravo, perché questa scriveva con un pseudonimo maschile, quindi diciamo è abbastanza significativo il fatto che. Prego. Ecco, questo è un fisico, ma lo facciamo parlare qua. Non parlo di fisica, solo che avevamo fatto un caffè scienza alcuni anni fa intitolato perché le ragazze odiano la matematica. Poi c'era una parentesi, dice anche ragazzi. Però all'epoca io avevo letto un libro scritto da un'autrice americana
che era proprio in inglese overcoming math, anzi, super come vincere la paura della matematica, è stato tradotto in italiano. E dava proprio, almeno l'autrice, come una caratteristica assegnata alle donne la paura e la difficoltà nel calcolo, nella matematica, cosa che invece gli studenti maschi, che sono l'università scientifica, non avevano. E io trovavo anche una contraddizione rispetto alla situazione italiana, dove anche quando sono allenato io, moltissime ragazze, per la facoltà di matematica era più frequentata dalle ragazze che dai ragazzi, e anche adesso probabilmente. Quindi trovavo questa differenza tra la situazione americana e quella italiana, e quindi volevo un po' mettere, capire questa cosa, se era vera o se era un'impressione dell'autrice di questo libro, o se le statistiche davano ragione a queste impressioni oppure no. Io ho un po' di osservazioni che vengono fuori da questo intervento. La prima è che molto spesso, per esempio, in Italia ci sono molte ragazze che studiano matematica perché ancora c'è l'idea che le donne sono adatte per andare a studiare. E il primo sbocco che uno pensa per un matematico è quello dell'insegnamento, che tra l'altro invece piano piano insomma, si va a riduzione. Adesso no, perché pare che adesso ci sia un momento in cui di nuovo c'è un nuovo accesso all'insegnamento. Però insomma, effettivamente, classicamente, io per esempio mio babbo sosteneva che l'unico lavoro che potesse fare una donna era insegnare meglio sulle scuole medie, no? Sicuramente non ai licei, eccetera, e purtroppo è ancora una cosa abbastanza diffusa, per cui molte secondo me si scrivono per quel motivo. Mi sembrava però interessante anche la cosa che dicevi a proposito del discorso della paura dei calcoli, eccetera, eccetera. Purtroppo, troppo spesso la matematica viene identificata con il calcolo e con il numero. Non è affatto così, perché io non è che lo dico perché io sono geometra, io faccio geometria, mi occupo di geometria, quindi ho a che fare con le forme e non con i numeri. Ma in realtà la matematica non è fare calcoli, è fare dei ragionamenti, no? E quindi la paura del calcolo forse è vero che esiste, però è vero anche che esiste un pregiudizio nei confronti della matematica, per cui la matematica viene inquadrata come quella materia in cui devi essere bravo a fare i calcoli. Invece in realtà il matematico è colui che cerca di evitare il più possibile di fare calcoli. Cioè di fare dei ragionamenti che fanno sì che devi fare magari un solo calcolo, ma non di farne tantissimi. Quindi questo non ha a che vedere con le donne o non con le donne, però è uno dei pregiudizi diffusi sulla matematica che sarebbe anche ora che non ci fosse più, no? Per cui secondo me questa è una cosa abbastanza... La scienza alta, no? Per esempio... Assolutamente. Per esempio, c'è una delle cose che ho fatto molto spesso, poi lavoro tanto con le scuole, no? Il progetto di lavoro scientifico, vado a parlare di geometrie non euclidee. No? Le geometrie non euclidee sono queste geometrie che sono state introdotte verso più o meno 1800, no? E nel momento in cui sono state introdotte, dal punto di vista dell'Accademia, erano ritenute geometrie da manicomio, mentre sono state apprezzate tantissimo dagli artisti perché abbiamo visto la portata rivoluzionaria, la rivoluzione, il cambiamento, no? E quindi non è per niente una scienza arida, è quando la spieghi. Però purtroppo è vera. Ed è effettivamente così, perché io, cioè, se te studi equazioni in secondo grado, studi logaritmi, cioè sono aridi, non è che c'è poco da fare, vuol dire che puoi risolvere la radice quadrata, anzi, anche io avevo una domanda, volevo capire la radice quadrata. Guarda, i teoremi sui derivati. Appunto, voglio dire, queste cose qui sono oggettivamente aride. Allora, se uno in effetti nella scuola si trova a studiare queste cose qui, si fa l'idea che la matematica sia una disciplina arida nella quale magari quelli che sanno fare i conti velocemente vanno avanti e gli altri invece no, ma invece non è assolutamente così, perché non è solo quello, ecco, c'è molto oltre. Io volevo chiedere se i commentari sono di ultimo dominio. Allora, quello da cui abbiamo visto tutti gli spezzoni tranne uno è di pubblico dominio, si può vedere gratuitamente, mentre l'altro si può vedere, però c'è da pagare una quota, diciamo, per vederlo per un piccolo tetto del fondo. Sì, te lo fai vedere 24 ore, no? 24 ore non è una cifra alta, però 5 euro per vederlo per 24 ore.
comunque si trovano facilmente, insomma, con qualunque motore di ricerca, Toxic Sclerosis e The Computer. Qualche altra domanda? Sì, io. Ma serve il microfono o no? No, forse no. Per me no. Per le volte... Anche la trasmissione. Sì. Tanto un anno hai parlato, mi ricordo. La superdata è un metro, le cavole logaritmiche. No, la domanda era sulla... Voce. Serve il microfono. Serve il la macchina di calcolo utilizzata prima dell'ENIAC, quindi che faceva riferimento alle differenze, che quindi eventualmente la macchina, quella di Verdeggio, quella prima della macchina analitica, se c'era una relazione tra le macchine, che tipo di macchina era? Non lo so, perché mi dispiace, ma io ho studiato questa, abbiamo raccontato questa storia, però io non sono una storica, cioè so vagamente, non le posso dare una risposta. Cioè, ho studiato l'ENIAC approfonditamente a livello poi di poter fare programmini che lavorassero su questo, ma quelle precedenti le conosco proprio molto, però non lavorava per programmi memorizzando, ecco, quella è la differenza. Vuole qualcuno che non ha rispetto dell'anno scorso. Sì, direi è quella, la macchina delle differenze di Babbage è quella. Non l'ha mai costruita Babbage, quindi era solo un progetto, però lavorava esattamente come quello che abbiamo visto nel filmato. Però diciamo, l'idea era quella, questa è stata realizzata, diciamo, in modo un pochino più sofisticato, ma su quelle idee. Io non so se ho capito, io in maniera naiva, però ho capito che la differenza tra l'analizzatore differenziale e il computer poi successivo è che l'analizzatore differenziale, tutte le volte che ti vuoi fare qualcosa di diverso, devi cambiare completamente tutto. Dovevi rimpostare completamente tutto, no? Mentre questo appunto c'era la possibilità di fare programmi. Diciamo che il progetto sì, poi sì, la realizzazione, però devi programmare per fare tante cose diverse, fare un qualsiasi programma. Comunque puoi dire che c'è il simulatore di ENIAC disponibile? Sì. Ma ce ne sono vari, non so, ho visto almeno due o tre articoli che facevano la simulazione. No, qui è proprio scaricabile, insomma, se vuoi devo mettere un piccolo ENIAC. E fare programmini, non è che sei proprio masochista. Ho trovato un sito, poi guardare che è ENIAC Simulation. Che bellina. Qualche altro domanda, un'opinione, quanto gioca anche l'insegnamento nelle scuole superiori nel trasmettere questa visione della matematica qualcosa di arida, perché poi sono forse gli stessi matematici, ma non tutti matematica che danno informazioni. Allora, secondo me mi fa tutto, infatti è per questo che diciamo adesso noi man mano cerchiamo di andare molto nelle scuole, per fare... però diciamo c'è una questione molto facile, molto banale, nel senso che la matematica effettivamente è fatta di tutto un linguaggio che devi apprendere prima di arrivare a quello che c'è bene. Quindi ci si ferma sempre lì. E quindi ci si ferma un po' sempre lì e molto poco viene fatto vedere quello che di bello comunque si può far vedere, per esempio appunto io. Magari ci sono le solite fissazioni, però mi occupo di topologia, e quindi quando vado nelle classi faccio vedere la topologia sostanzialmente la geometria della gomma, no? Cioè essenzialmente ogni oggetto da parte considerato come se fosse fatto di plastilina, e quindi ammesso modellarlo, ma non è ammesso tagliarlo né incollarlo, no? Allora, questo non è che si tratti di una matematica più difficile, è semplicemente una matematica diversa. Una matematica diversa che però è sicuramente molto più affascinante, quindi quando e vai a parlare di questo tipo di matematica e spieghi che per esempio un bicchiere è esattamente uguale a un piatto piano, è esattamente uguale, che ne so, al piano del tavolo, un bicchiere grande è uguale identico a un bicchiere piccolo in questo tipo di geometria. Quando spieghi queste cose, i ragazzi sono tutti contenti.
utenti, si appassionano, perché poi dicono, ah, ma invece no, se mi faccio la pazzina, è una cosa diversa, no? E si appassionano perché capiscono che non è solamente una questione di equazioni, calcoli, numeri. Purtroppo loro a scuola sono queste cose qui che fanno. E quindi, sì, diciamo, secondo me c'è molto, purtroppo d'altra parte è un po' un problema relativamente senza soluzione, perché anche gli insegnanti hanno da arrivare in fondo a un tot di programma e quindi le ore che hanno a disposizione sono quelle che sono. Quindi in parte sì, certo, possono anche dire, per esempio, che quando fanno i logaritmi, che è la classica cosa famosissima, se i logaritmi fai spiegare la percezione dell'orecchio logaritmi, eccetera, cioè, è tutta un'altra cosa, però ci puoi stare mezza lezione e poi stai una settimana sui logaritmi che sono noiosi, per cui purtroppo secondo me è molto una questione anche di programmi, sì. Grazie, sì. Però posso dire una cosa? Sì. Io ho un'esperienza personale, ho fatto il liceo scientifico e eravamo in crescita in questo liceo scientifico e in 28 abbiamo preso materie scientifiche all'università, 28, è una percentuale altissima, perché c'è un professore di matematica che somigliava a Dario Po, era simpatico come lui e era bravissimo, ci ha fatto fare i compiti in gruppo, ci ha fatto fare delle cose meravigliose, il PSSC di fisica, cioè era un professore eccezionale. Però, quindi tanto il professore, e tanto conta il professore, tanto sì. Poi era sicuramente c'è cioè, aveva un suo indirizzo scientifico, quello che mi pongo come diciamo, di riflessione è il fatto di una diciamo, platea generale con formazione diciamo, diversa e quindi di persone che possono essere più diciamo, critiche nei confronti della matematica, non solo, anche delle discipline scientifiche, perché non la conosco, forse gli ha frequentato già, non so, non è detto, cioè non si è scontato questo, però. Per esempio, quello che noi stiamo facendo molto è andare nei licei classici, dove appunto hanno poche ore di matematica e dove appunto chiedono una parte più infame di matematica, poveracci, però non deve essere così. Per cui andiamo a fargli vedere, per esempio, appunto, sempre le idee che sono una grande apertura filosofica, no? Intellettuale. C'è mio figlio che sta facendo questa cosa di però è vero che loro purtroppo nelle poche ore che hanno a disposizione vedono un po' la matematica e quella più giunta ed è veramente una perfezione, invece non è vedere di più elegante la matematica con la filosofia, la matematica con la storia e che insomma la mettono la mettono in tutto un altro piano, no? Sì, no, pensavo, il dottore ha citato prima il libro Come vincere la paura e la malattia. Io l'ho letto tanti anni fa e mi ricordo una cosa, ora se ricordo bene. Un problema, l'autrice cita, mi sembra, un problema specifico della matematica, nell'insegnamento, insomma, della fattispecie, che altre materie non hanno, che sembra una cosa banale, però secondo me ha sempre fatto riflettere perché può essere fondamentale. E lei dice che, ovviamente, l'insegnamento della matematica deve essere fatto per forza di cose in gran parte sequenzialmente. Si parte da un punto per arrivare a un altro. Ora, succede, magari una persona sta malata due settimane e si perde magari una parte importante della spiegazione. Può essere una banalità, ma se succede con la storia, si rimedia in maniera più semplice. E dice, con la matematica alle volte si perde una parte importante e rimediare, poi magari mettendo insieme le altre materie, altri impegni, diventa molto più difficile e quindi è una rincorsa continua. E questa rincorsa poi viene persa, ovviamente, perché... Quindi questo è un altro aspetto. Sì, però è il concetto che rimangono i casi. E infatti, sì. La storia è come se fosse tante cose parlate, sì, no? O filosofia, o quello letterato. Infatti, sì. Questo è abbastanza significativo. Io credo che il problema sia più un problema motivazionale, cioè che la matematica, per dire, per quelli che sono bravi, io per esempio ero brava in matematica a scuola, ma mai avrei pensato di fare matematica all'università, mai, perché ero brava, mi veniva molto facile, mi trovavo totalmente privo di interesse, totalmente. Infatti non mi sono iscritta a matematica, poi mi sono iscritta, con me in commercio, vabbè, ho pianto per un anno, ma non perché mi ero iscritta, cioè, insomma,
evidentemente non mi piacesse, e poi mi ha iscritto il mio fidanzato da allora, che mi disse di prendo io la responsabilità, e io sono andata a fare matematica e ho trovato una cosa totalmente diversa, totalmente. Io volevo fare filosofia, volevo fare storia, volevo assolutamente fare matematica, mi veniva facile e pensavo che fosse tutto lì. E il problema è che non è che tu poi pensa a quelli che nemmeno gli viene facile, e quindi ovviamente ti perdi tutta una serie di potenzialità per strada, te le perdi. E te le perdi è un grosso peccato, perché te le perdi proprio perché viene identificata la matematica con quello che è il linguaggio della matematica, e che invece non è così. E non riesci a vedere al di là, perché appunto, anche però per questa cosa che dici, perché effettivamente prima di arrivare a vedere con chiarezza le cose veramente belle, devi averci dietro tutta una scala, no? Oppure magari un biologo, un pessimo insegnante degli elementari, e quindi si perde tutto. Parliamo degli insegnanti delle elementari. Diciamo, spendiamo una parola su questa cosa qui, perché con tutto il rispetto, che per le persone che vengono messe a fare un lavoro, però è inaccettabile che si continui a far insegnare la matematica alle elementari da insegnanti che sono preparate nella pedagogia e tutte queste cose, ma non in matematica. Io vedo delle cose, subito si brucia. Sopravvivono coloro che si fanno entrare, i bambini che si fanno entrare delle cose di qui e se le fanno uscire di là. Ma, e questo non è responsabilità degli insegnanti, ci sono insegnanti che si impegnano, ma è... Cioè, è veramente... Cioè, e noi saremo sempre una marginalità. Devo dire, quello che io per esempio cerco anche di far capire a livello di università. Cioè, più vai a insegnare ai ragazzi giovani, più devi essere bravo. Perché, diciamo, se te non sei formato e non padroneggi completamente la materia, non la puoi insegnare a quelli che non ne sanno niente, perché questi ti rovini completamente. Quindi è chiaro che questo è uno dei problemi che ci sono. Sì. Ma il problema comunque, io l'ho avuto, io ho fatto il classico, quindi matematica l'avevo fatta, c'erano amici che facevano lo scientifico, immagino chissà cos'è, le derivate, era una cosa quasi da un lupo, no? Di una trappa. Il problema è che io ora lo ammetto, tutte le volte che non stare in collaborazione con i geologi applicati, la matematica che fanno tanto, la geologia regionale, tutte le volte vedo su un articolo la parte delle equazioni, eccetera, vado subito alle conclusioni, salto. Questo perché? Perché onestamente io la matematica che ho fatto all'università non la potevo sopportare, perché appunto questa cosa arida, nonostante che c'era il libro, che c'era la premessa, che la matematica è bella, quando siamo andati alle estrazioni più supreme, ecco, fateci vedere queste estrazioni, cioè, io sono uno che... Io ho organizzato anche concerti di musica classica, quindi già le estrazioni mi vanno benissimo, ecco. Il problema è che, a parte che la polemica, che poi la parte matematica che ci serviva è stata fatta dai professori di geologia, però il momento che perdi tempo a fare teoremi sulle derivate per 8 mesi, cioè alla fine è chiaro che non puoi avere un buon rapporto con la materia. Ma lì è chiaro che... Noi si diceva che la matematica rende difficile e facile attraverso l'utile. Allora, quando te parti, io l'ho detto anche quando ci siamo visti prima, io di matematica non ci ho mai capito nulla, però sono convinto che una mente umana normodotata, come io credo di essere, non può non capire la matematica. Se non la capisce è perché gli fa fatica in qualche modo. No, io questa è proprio una cosa della quale sono profondamente convinta. Non è solo questo, il problema è che, per esempio, qui è una questione culturale, nel senso che ci sono persone, anche diciamo di una certa rilevanza, per esempio, appunto, volendo fare un nome per dire Camilleri è orgoglioso di affermare che lui la matematica non la capisce. Sì, no, ma scusa. Mentre io non direi mai che io... Ti fermo un attimo. In questo caso la matematica viene vista in un sistema. Ritorniamo un attimo agli anni 10 del XX secolo. Società Italiana di Filosofia, fondata anche, c'erano anche dei matematici, anche degli altri scienziati. Poi sono arrivati Croce e Gentile, che hanno buttato fuori, guarda, che hanno buttato fuori, sempre
i matematici hanno fatto una riforma della scuola che ha depotenziato le materie scientifiche. A me uno mi ha detto, ma come, se hanno fatto anche il liceo scientifico? Sì, per ghettizzare la scienza e la tecnologia. Se non si vede una cosa, è interessante vedere che noi fino al dopoguerra eravamo una delle nazioni, tutto sommato, che andavano bene in campo scientifico. Siamo stati terzi dovuti a mandare un missile nello spazio, abbiamo scoperto le plastiche, abbiamo fatto tante altre scoperte, eccetera. Quando però sono andati al potere le generazioni che hanno studiato dopo il 23, è stata la fine, perché è stato il momento in cui la scienza e la tecnologia hanno perso l'importanza. D'altro canto, lo vedete adesso in politica. Allora, a destra dicono che è inutile fare la ricerca scientifica e tecnologica perché si fa le scarpe più belle del mondo. Senza, perché se non c'è la ricerca non lo fai. I medici sono i grillini che con la scienza hanno un rapporto veramente tragico. A sinistra c'è il PD, dove fanno gli stati generali della scuola, e ti rilascia la cultura umanistica. Quindi il discorso di Cavendish non è un discorso, è rivolto contro la matematica, perché la matematica viene la scienza viene in modo scientifico e tecnologico, viene identificata la matematica. Una parte bella della matematica che invece si vede nelle scuole, ma secondo me si vede nel momento sbagliato, che sono le dimostrazioni di geometria euclidea, che si vedono in prima. Quindi questi poveri ragazzi non le capiscono, una non gli piace niente, perché in prima non hanno mai visto la dimostrazione, non ci sono contenti di niente. Poi basta. Per esempio, una cosa che mi dicevano gli insegnanti, che appunto il titolo del liceo, con i quali faccio progetti sulle geometrie euclidee, che loro devono fare le dimostrazioni più banali, cioè la dimostrazione, ad esempio, del teorema di Pitagora a partire dagli assiomi, dopo che gli hanno fatto un mondo in cui quegli assiomi non sono veri. E allora loro sì che si rendono conto di cosa serve per far funzionare una dimostrazione, si rendono conto che è anche una dimostrazione bella. E il problema è che, appunto, come mi diceva lui prima, dipende, no? Allora, per una persona che, per esempio, fa il liceo scientifico, capire come funziona una dimostrazione può essere bello. Per una persona che fa geologia, studiarsi le dimostrazioni dei teoremi delle derivate non serve a niente, non ha senso. Per cui anche lì non esiste una ricetta che va bene per questo. Questo è anche la diversità dell'impostazione tra europea, diciamo, e anglosassone, insomma, si ritorna poi. Sì. Perché lo si vede anche dai libri, è proprio molto diversa. I libri americani sono molto pratici, cioè non farebbero mai 8 mesi di dimostrazioni se non gli servono, magari se vuoi li farai dopo con una spiegazione. Sì, anche lì ci poi invece difetti, però, me anche fare capire quanto può essere bello dimostrare una cosa è importante, no? Invece la cosa più pragmatica di dire questo funziona così, usalo, impara ad applicarlo, va bene a seconda delle circostanze, no? Quindi, per esempio, in generale, quello che noi vediamo è che a livello almeno di università, di dottorato, la formazione che noi abbiamo in Italia è ancora molto superiore a quella che abbiamo in Italia. Che invece è molto più non è un luogo comune, guarda, io penso che, oddio, adesso effettivamente rispetto a quando mi sono laureata io è passato tanto tempo, però almeno fino, diciamo, a una decina d'anni fa noi eravamo ancora molto più avanti come qualità della formazione. Adesso effettivamente forse le cose sono un pochino cambiate, però una domanda molto tecnica per Lenia. Evidentemente non era costruito con l'architettura di von Neumann, che arriva dopo, però era già a Turing completo. Era a programma memorizzato, cioè, però, non diciamo, era proprio memorizzato, era quadrato, però veniva ogni volta che si doveva eseguire un programma veniva predisposto per questo, però il programma poteva però essere... Era calcolabile tutto ciò che è calcolabile da una macchina di Turing. E questa è la differenza da Babbage e dalla macchina di scienza. Per questo non ho capito il discorso del dover fare per essere meglio, visto che è un obiettivo comune quello
I prossimi appuntamenti sono, allora, settimana prossima il 14 a Prato, abbiamo i cinesi a Prato, insomma, a Prato i processi migratori dalla Cina. Sono delle cose interessanti, ho fatto un'intervista oggi per Radio Moca, è interessante. Mentre qui si va il 23 marzo, il mistero degli antichi astronauti, gli extraterrestri del passato. I'm going to be doing this.